Secondo me il Napoli ha preso anche quel giocatore che magari in futuro potrà diventare l'erede di Lobotka, perché noi comunque dobbiamo tenere presente che Lobotka adesso si entrerà, diciamo, nel club dei 30. Signori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi nel pre-Napoli-Parma siamo qui per commentare Billy Gilmour, che è arrivato finalmente, è stato finalmente ufficializzato il centrocampista che spero sarà il penultimo colpo last minute, perché sto registrando questo video proprio nel momento in cui stanno tutti praticamente dicendo che Gilmour è fatta. Non so nel mentre se si sta facendo anche l'esterno destro, che è l'ultimo colpo che secondo me manca. E quindi siamo qui per commentare, per scoprire, studiare Gilmour in attesa della partita di stasera. Quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e cominciamo subito. Eccoci qui, signori, siamo pronti, andiamo a scoprire Gilmour. Allora, parliamo innanzitutto di un giovane, nel senso che parliamo di un classe 2001, nato l'11 giugno, quindi ha attualmente 23 anni, nato ad Irvine in Scozia, altezza 1,70 m, posizione centrocampista, piede preferito destro, valore di mercato intorno ai 18 milioni. Nicolo Schira sotto ci fa un po' il riassunto delle cifre. Alla fine il Napoli paga 15 milioni più 2 di bonus al Brighton, quindi un piccolo ritocco verso l'alto c'è stato. Per quanto riguarda l'ingaggio, contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro netti annui. Quindi possiamo dire che dal punto di vista anagrafico e anche dal punto di vista economico siamo di fronte al classico colpo che il Napoli fa abitualmente ormai da anni. Giovane comunque non troppo costoso, dall'ingaggio accessibile e che può avere dei margini di miglioramento importanti. Che tipo di calciatore è Gilmour? Allora, parliamo di un centrocampista, diciamo, atipico. Se pensiamo ai calciatori inglesi, ai calciatori scozzesi, pensiamo principalmente a un calciatore comunque fisicamente bello, imponente, strutturato, come può essere per esempio un McTominay, no? Invece Gilmour, sotto questo aspetto, è un calciatore atipico, lo abbiamo visto anche prima, altezza di 1,70 m, quindi non proprio questo grandissimo fenomeno dal punto di vista fisico, non è imponente, però il punto di forza di Gilmour è la tecnica. È il classico giocatore poco fisico e tanta tecnica, molto bravo nell'impostazione. Ha la visione di gioco, sa organizzare la manovra con ordine e con le geometrie ed è molto pericoloso in fase di realizzazione, sfruttando il suo preciso tiro dalla distanza. E attenzione qui, ragazzi, perché quest'ultima frase è molto importante: il tiro dalla distanza, un qualcosa che attualmente nel centrocampo, tolto McTominay, non abbiamo, e quindi molto bene sotto questo aspetto. Insidioso anche sui calci da fermo, quindi potrebbe essere un'arma importante sui piazzati. Riesce spesso a smarcare in modo illuminante i compagni di squadra, mettendoli in condizione di tirare in porta. Quindi ha nelle corde l'ultimo passaggio. È un rifinitore, niente male. Dotato poi di dribbling stretto, ha nel suo bagaglio tecnico anche un discreto cambio di passo che gli consente di superare nell'uno contro uno i suoi dirimpettai. Questo, bene o male, è il profilo di Gilmour. Un calciatore che comunque ha caratteristiche che attualmente nel Napoli non abbiamo, e quindi possiamo andare avanti e a vedere un po' di numeri. Allora, questi sono i numeri di Gilmour in campionato e in coppa. Sopra abbiamo il campionato. Lui in carriera ha giocato in tre squadre. Esce fuori dal vivaio, dalla primavera del Chelsea. Nella stagione 21-22 viene girato in prestito al Norwich, dove praticamente fa il titolare perché gioca 24 partite e porta a casa anche un assist. Terminato il prestito al Norwich, viene comprato dal Brighton nella stagione 22-23. Colleziona 14 presenze con un assist. La stagione però della sua consacrazione è quella scorsa, 23-24, con De Zerbi, 30 presenze, titolare praticamente fisso, con un assist a referto e 8 cartellini gialli e anche un'espulsione. Considerando quindi solo il campionato, Gilmour ha collezionato 81 presenze con 3 assist, 0 gol, 11 cartellini gialli e un rosso. Sotto invece vi ho messo la situazione per quanto riguarda
le coppe europee. Non ha una grandissima esperienza in ambito europeo. C'è da dire però che Gilmour ha fatto parte del Chelsea che ha vinto la Champions League, quella con Tuchel, quindi diciamo, ha assaporato, ha visto, seppur dalla panchina, la Champions League. Comunque, nella stagione 2021 gioca due partite e nella stagione 23-24 con De Zerbi al Brighton, 8 presenze in Europa League. Totale 10 presenze, 0 gol, 0 assist e nessun cartellino. Considerando quindi soltanto il campionato e le coppe europee, Gilmour ha collezionato praticamente una novantina di presenze con 0 gol e 3 assist. Eppure, nel totale delle competizioni giocate da lui in carriera, sotto, potete vedere che lui ha giocato 189 partite, ma con 20 gol e 20 assist. Ora, da dove arrivano questi 20 gol? E qui devo andare avanti, perché come potete vedere sulla destra, come ho detto prima, Gilmour è uscito fuori dal vivaio del Chelsea. Ha giocato 13 partite nel Chelsea YL, penso che sia, diciamo, forse la categoria più bassa a livello giovanile, non lo so sinceramente. Poi 26 presenze nell'Under 18 del Chelsea e 40 nell'Under 23 nel Chelsea. È proprio nelle giovanili del Chelsea dove lui colleziona tanti gol e tanti assist, quindi questo ci fa capire probabilmente che lui nelle giovanili del Chelsea giocava magari in una posizione più avanzata ed era forse anche più sollecitato dal punto di vista offensivo. Vedremo anche dopo che alcuni di questi gol arrivano da una situazione particolare ben precisa. Comunque, dalle giovanili capiamo che comunque Gilmour è un giocatore che i gol e gli assist nelle gambe ce li ha. Diciamo, da quando è un professionista, zero gol fatti. Quindi evidentemente ci sarà stato anche un arretramento sul campo, sarà diventato un mediano, sarà andato sempre più dietro, avrà trovato degli allenatori che lo vedevano magari un giocatore più difensivo piuttosto che uno che deve spingersi in avanti. Sono tanti i motivi, però di certo sappiamo che nelle giovanili portava gol e assist, mentre da quando è professionista l'assist soltanto. E a sinistra vedete i ruoli. Ha giocato in carriera principalmente mediano con 83 partite, 6 gol e 8 assist. In questo recap dei ruoli sono inclusi anche quelli giovanili. 74 partite da centrocampista centrale con 9 gol e 9 assist, quindi magari al Chelsea poteva essere quella mezzala di inserimento. Potrebbe essere. Ha giocato anche 7 partite da trequartista con 4 gol e 3 assist e uno da centrocampista destro, portando addirittura anche un gol. Gilmour inoltre è una colonna come McTominay della Scozia, si è fatta tutta la trafila della Scozia dall'Under 15 fino alla prima squadra e ha fatto anche qualche gollettino con la nazionale. E qui voglio aprire una piccola parentesi, ragazzi, perché secondo me non è un caso che Gilmour e McTominay arrivino in contemporanea, cioè arrivano due calciatori che si conoscono bene perché in nazionale sono due colonne portanti, giocano spesso insieme in nazionale, si conoscono personalmente, quindi può essere anche che il Napoli li ha presi insieme per facilitare l'ambientamento dei due, magari ti porti con te un calciatore che già conosci, con cui condividi la lingua, con cui comunque condividi, diciamo, il tuo lavoro, perché ripeto, hanno giocato insieme, quindi l'arrivo dei due insieme può facilitare l'ambientamento di entrambi. Poi è ovvio che nel Napoli diciamo che si parla un po' tutti la stessa lingua, cioè io penso comunque nel Napoli si parlino varie lingue, cioè è un Napoli internazionale, non si parla italiano, si parlerà l'inglese, qualcuno parlerà per esempio il francese, quindi bene o male, un po' tutti parlano la stessa lingua, però il fatto che tu arrivi insieme a McTominay, secondo me, può facilitare l'ambientamento di entrambi. Ora, per quanto riguarda i gol, abbiamo detto prima che ha segnato 20 gol. Ecco, su Transfermarkt, di questi 20, 7 sono su rigori. Gli altri c'è scritto non riportato, quindi non si sa che gol sono, da che situazione arrivano, però 7 di questi sono sul rigore. Gilmour possiamo considerarlo un potenziale rigorista, ovviamente non credo che sarà lui il rigorista principale, io credo che sarà Lukaku, però nella lista, ecco, dei rigoristi possiamo metterci magari anche Gilmour. E attenzione anche ai piazzati, perché adesso vi faccio vedere
prima gli infortuni, mi ero scordato gli infortuni. Gilmour, sotto il punto di vista degli infortuni, è tanta roba. Ha avuto soltanto un grave infortunio in carriera, un infortunio al ginocchio che l'ha tenuto fuori 131 giorni saltando 27 partite, poi ha saltato una partita per Covid e nella stagione 21-22 un infortunio all'articolazione della caviglia, 5 partite saltate. Quindi in totale 5 partite in una stagione 21-22 e 28 nella stagione 20-21, che è stata diciamo la peggiore per lui dal punto di vista degli infortuni. Tolto questo, siamo di fronte a un calciatore che dal punto di vista degli infortuni è abbastanza integro. E arriviamo adesso alla hitmap. Ecco, guardate gli angoli. Gilmour è un battitore dei calci d'angolo e questa potrebbe essere una notizia importante, perché noi quest'anno abbiamo Buongiorno, McTominay, Rachmani, Lukaku, abbiamo tanti giocatori che sugli angoli possono essere pericolosi, però diciamo che dal punto di vista dei battitori fino a mo Politano non è stato questo granché. Quindi Gilmour potrebbe essere magari un assist man sui calci d'angolo. Per quanto riguarda il resto, la hitmap è abbastanza chiara. Siamo di fronte alla hitmap di un giocatore che sta principalmente nelle retrovie, tra virgolette, un giocatore che comunque non si spinge tanto in avanti. Infatti, come potete vedere, c'è ogni tanto qualche zona di calore nell'area di rigore avversaria, però lui principalmente si trova nella tre quarti avversaria, al di fuori dell'area di rigore, quindi un giocatore che sta principalmente dietro. Ovviamente, essendo un mediano, anche tanta fase difensiva, tanto aiuto sulle fasce e anche nella sua area di rigore, quindi siamo di fronte proprio al mediano classico, al giocatore difensivo. A sinistra vediamo i numeri, i percentili della stagione 23-24, e spiccano ovviamente i numeri riguardanti i passaggi. Bene i passaggi tentati, bene la precisione, il 90,8%, poi ovviamente noi non sappiamo se sono passaggi corti, orizzontali, a una distanza ravvicinata dal compagno, oppure sono passaggi verticali, passaggi che ne so, cambi di gioco, passaggi rivolte sulle fasce, non lo sappiamo. Però sappiamo che è una precisione molto alta, 90,8 se non sbaglio, e anche una precisione più alta di quella di Lobotka, non vorrei sbagliare. Bene i passaggi progressivi, quindi quello che abbiamo detto prima, lui è uno che vede i movimenti senza palla dei suoi compagni e innesca l'azione, è uno che ti dà l'assist. Pochi tocchi nell'area offensiva, pochi passaggi progressivi ricevuti, quindi è uno che non si butta in avanti, ma è appunto lui che innesca gli altri. Prese possesso palla riuscite male, così come le stats difensive, male nei contrasti, male nelle intercettazioni, nei blocchi, nei salvataggi, ovviamente i passaggi ai vinti perché è 1,70 m. Quindi dal punto di vista difensivo non siamo di fronte a un calciatore proprio efficace. Bene poi le azioni da tiro, 2,70 m, quindi lui genera a partita 2,70 m azioni che poi portano a un tiro. Quindi ricapitolando, giocatore molto interessante per quanto riguarda i passaggi e gli assist. Lato difensivo c'è forse da rivedere qualcosa. Io però adesso vi faccio vedere una cosa, che è questa, cioè Brighton Manchester United, la prima partita di Premier League di quest'anno dove il Brighton ha vinto, e Gilmour è stato il giocatore che durante la partita ha vinto più duelli e ha prodotto diciamo più tackle di tutto il Brighton. Insomma, è stato il calciatore che ha effettuato più duelli e più tackle, ed è inoltre il giocatore che ha avuto il 100% dei passaggi nell'ultimo terzo di campo. Ok, ora soffermiamoci sulla prima parte. Questo tweet diciamo che va un po' in contrasto con quello che abbiamo visto prima, perché da quello che abbiamo visto prima Gilmour non sembra proprio un giocatore che eccelle nella fase difensiva, diciamo nei contrasti, nelle scivolate, nelle intercettazioni. Questo tweet invece sembra dire il contrario. Io mi sono fatto questa idea: magari Gilmour con De Zerbi, perché i numeri di prima fanno riferimento al Brighton di De Zerbi, può essere che con De Zerbi Gilmour aveva compiti più di supporto, più di regia offensiva piuttosto che compiti difensivi, cosa che magari può essere che abbia fatto col nuovo allenatore, perché comunque il Brighton ha cambiato l'allenatore, e può essere che col nuovo allenatore Gilmour veniva sollecitato un po' di più anche nella fase difensiva. Io mi sono fatto questa idea, quindi
Può essere che Gilmour abbia anche sviluppato, abbia anche migliorato l'aspetto, diciamo, difensivo del suo gioco. Adesso passiamo al confronto con Lobotka, perché è inevitabile fare il confronto con Lobotka. Gilmour è il grafico in rosa e Lobotka è il grafico in blu. Da questo grafico, ragazzi, secondo me noi siamo di fronte a due calciatori che si completano. Perché Lobotka eccelle nelle qualità difensive, nelle azioni difensive, nella percentuale di duelli. Gilmour invece eccelle nell'aspetto quello un po' più offensivo, quindi nei passaggi progressivi, nei passaggi chiave, nel portare palla in avanti. Io da questo grafico capisco che possono anche giocare insieme. Poi è ovvio che bisogna sempre tenere in conto quello che ho detto prima, quindi può essere che c'è stato un cambiamento da De Zerbi al nuovo allenatore del Brighton, che scusate in questo momento non mi ricordo. E teniamo sempre presente anche, come ho detto nel video di McTominay, teniamo presente il contesto e i compiti tattici di ognuno dei due calciatori. E io approfitto di ciò per andare adesso all'aspetto, diciamo, della collocazione in campo. Allora, vi ho messo qui due grafici. A sinistra la disposizione di Gilmour nel 4-3-3 del Norwich quando andò in prestito nella stagione 21-22. Quell'anno il Norwich giocava col 4-3-3 e Gilmour faceva il vertice basso. A destra invece abbiamo il grafico del 4-2-3-1 del Brighton di De Zerbi nella stagione scorsa, e in quel caso Gilmour giocava mediano, precisamente mediano di sinistra. Questo quindi per dire cosa? Che lui comunque ha giocato in passato come vertice basso di un centrocampo a 3 e ha giocato anche mediano a 2, quindi se Conte magari in alcuni frangenti della stagione deciderà di passare a 3 o restare a 2, Gilmour in entrambi i casi può, diciamo, starci, ok? E quindi dove possiamo vederlo Gilmour? Sicuramente io oggi penso che lui sia la riserva di Lobotka. Se teniamo però conto del grafico di prima, possiamo anche pensare che magari in certi frangenti possano giocare insieme. Quindi Lobotka si occupa della regia difensiva, diciamo, mentre Gilmour si occupa della regia offensiva. Ricordiamoci poi che lui ha anche il tiro da fuori, ce l'ha la finalizzazione, perché comunque nelle giovanili del Chelsea i gol li ha fatti, quindi potremmo vedere in certi momenti Lobotka e Gilmour insieme, magari, che ne so, in casa, in quelle partite dove tu devi comandare la partita, dove devi dominare il gioco. Diciamo che forse dal punto di vista fisico vai a perderci qualcosa, perché mettere Lobotka e Gilmour insieme perdi in centimetri, potresti perdere qualcosa nei duelli aerei, però è un'opzione secondo me da tener conto. Così come secondo me è da tener conto il solito 3-5-2, dove Gilmour fa appunto la mezzala di sinistra con Lobotka vertice basso e accanto magari un McTominay. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Allora, per concludere, per me il Napoli, come ho detto anche nel video di ieri, io tra Gilmour e Arthur preferivo 100 volte Gilmour, e lo preferisco perché mi sembra un calciatore comunque di qualità interessanti, viene dalla Premier League, quindi il discorso che ho fatto anche con McTominay, cioè giocatori della Premier League in genere in Serie A vengono e sono superiori. Secondo me il Napoli ha preso anche quel giocatore che magari in futuro potrà diventare l'erede di Lobotka, perché noi comunque dobbiamo tenere presente che Lobotka adesso si entrerà, diciamo, nel club dei 30, e quindi può essere che il Napoli ha anticipato la sostituzione di Lobotka prendendo Gilmour. Questo ovviamente poi lo vedremo in futuro. Però il Napoli va a prendere un giocatore giovane che, diciamo, fa parte della classica filosofia societaria. Un giocatore comunque che ha delle caratteristiche che nel Napoli, diciamo, che nel centrocampo attuale non abbiamo. Per me di base sarà la riserva di Lobotka. Ci saranno dei momenti secondo me dove giocheranno anche insieme. Io non credo che in questo momento il Napoli si privi di Lobotka, la vedo difficile vedere un Napoli senza Lobotka in campo, quindi io penso che lui sarà il perno fondamentale. Magari se hai possibilità, che ne so, l'ultimo quarto d'ora il risultato è bello chiuso, gli fai risparmiare quei 10 minuti barra quarto d'ora e metti dentro Gilmour per farlo riposare, potrebbe succedere, però io penso che di base Lobotka continuerà a essere imprescindibile. Ovviamente per quanto mi riguarda questo colpo è
promosso. Adesso io, come ho detto all'inizio video, spero che nel mentre si sia chiuso anche l'esterno destro, perché manca veramente poco alla fine del mercato e sarebbe davvero un peccato chiudere senza prendere l'esterno destro, perché come ho detto più volte, ragazzi, allora il Napoli ha fatto dei colpi importanti, tralasciando le preferenze su Lukaku e sugli altri. Comunque io riconosco che Lukaku è un attaccante di primo livello, forte, importante. Poi che mi piaccia o non mi piaccia è un altro discorso, però ha preso un attaccante importante come Lukaku, hai preso McTominay che è importantissimo, hai preso Buongiorno che era uno dei migliori difensori che c'erano in circolazione in Italia. Spinazzola è un po' un... poi ci sta Rafa Marin, che è un giovane che comunque deve ancora farsi un po' le ossa. Prendi Gilmour, che è un'ottima riserva secondo me, che potenzialmente può diventare un titolare sul lungo periodo. Sarebbe davvero un peccato se tu non chiudessi con un esterno destro, perché ragazzi, noi ci abbiamo una lacuna bella grossa, perché lo ripeto, con tutto il bene che posso avere per Mazzocchi, ma il Napoli non può giocare con Mazzocchi titolare a destra, mi dispiace. Quindi io spero con tutto il cuore che prendano l'esterno destro, perché se lo prendono, allora questo mercato è bello interessante, ecco, e mi fermo qui perché poi non voglio fare, voglio seguire il mister. Calma e piedi per terra, non facciamo voli pindarici. Quindi ragazzi, detto questo, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, fatemi sapere se questo colpo Gilmour vi piace oppure no, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate la campanella, mi raccomando. Detto questo, ci vediamo stasera col post partita di Napoli-Parma, e secondo me stasera, ragazzi, vedremo un Napoli bello mentalmente bello pimpante, perché secondo me con tutti questi colpi che stanno arrivando, i vari Kvara, i vari Lobotkan, chissà, diciamo il gruppo squadra in generale, secondo me ha avuto un'iniezione di entusiasmo pari o forse anche superiore a quella che sta avendo la piazza nelle ultime ore, ecco, quindi... Sono molto fiducioso per stasera, lo dico, sono molto fiducioso. Noi ci vediamo stasera, ragazzi, e sempre e comunque, forza Napoli, ciao!